Che cosa vi aspettate? Che cosa si aspetta, signore? Io mi aspetto, si può dire lo meglio, così a ritrovare i miei figli. Però veramente sono cosciente, è molto duro pensarci a quello. Io non desidero mai a nessuno che soffra tutto quello che noi abbiamo passato in questi 6 anni. Il mattino uno si alza con un pensamento nero e pensa che forse non va a vedere più i suoi figli. Però poi c'è un altro momento di speranza e quello che ci fa andare avanti, aspettare, attendere. Loro devono ritornare. Loro devono venire di nuovo da noi. Se loro non hanno fatto niente, erano dei bravi ragazzi, perché? Perché questo deve essere capitato questo? Io non so, ogni tanto penso perché li hanno portato via, chi sono stati quelli che li hanno portato via? Non hanno figli come li abbiamo noi, non sono uomini. Che cosa è capitato in questo mondo? E io veramente spero di ritrovare i miei figli. E per quello forse che andiamo avanti, tanto mio marito come io, in questi larghi anni, e anche i miei altri figli, ci hanno sempre quella speranza. Lei ha mai avuto paura? Sì, ho avuto paura. E forse ce l'ho ancora. Le autorità italiane come si sono comportate con voi? Bene, molto bene. Io sono stata l'anno scorso in Italia, ho visitato molta gente, sempre ho ricevuto molto appoggio dei amici, cioè ho molti amici in Italia. E veramente è una cosa che emoziona ver come ci capiscono, come ci aiutano. Perché il solo pensiero, il solo darci una parola d'aliento, darci un po' di forza, ci aiuta moltissimo a noi. Lei è stato arrestato e torturato. Perché? Questa è una domanda che bisognerebbe rivolgere alla giunta militare argentina, perché a me non è stata mai data la benché minima spiegazione del perché sono stato arrestato e trattenuto per 28 mesi, di cui 14 in prigione, durante i quali sono stato anche torturato. Fino ad oggi la giunta non ha dato nessun tipo di spiegazione. Che cosa le hanno fatto? Io preferirei non parlare di questo, perché credo che non ci sia nessun bisogno di fare del sensazionalismo né niente di simile. Semplicemente si deve accettare questa realtà che il paese sta vivendo e che noi dobbiamo superare, rivendicando con decisione un diritto che ci appartiene come popolo, cioè quello di vivere in libertà e democrazia. E auguriamoci che questo non si ripeta. Che cosa rimane dentro di quell'esperienza? Quell'esperienza è stata senz'altro dolorosa, molto dura, come per tante altre migliaia di persone del nostro paese. Però quell'esperienza, come cristiano, senza dubbio mi ha consentito di rafforzarmi spiritualmente e di comprendere più profondamente il dolore di tutti i miei fratelli che soffrono qui in Argentina e in altre parti del mondo. Che cosa umilia di più un uomo? Che cos'è che umilia l'uomo? Io credo che una cosa molto umiliante sia la vigliaccheria, perché fa perdere la propria identità di persona. Quando uno è incarcerato, oppresso, torturato, continua a avere questo desiderio insopprimibile di essere un uomo libero. Invece quando cede, si arrende per la sua vigliaccheria, dimentica di essere una persona. Questa è la cosa che più di tutto umilia un essere umano. Chi era o chi è considerato nemico del regime?
Il regime ha considerato suoi nemici tutti coloro che si sono opposti ai suoi obiettivi. È vero che il paese ha vissuto la guerriglia e quindi la gente che vi ha partecipato è stata giudicata secondo la legge. Ma in Argentina la repressione ha fatto le sue vittime in tutti i settori. È politico, sindacale, religioso, culturale e perfino tra i bambini. Infatti in questo momento c'è il grave problema dei bambini sequestrati e che sono poi scomparsi. Quando mi incontrai con il Papa, gli consegnai una documentazione, un dossier riguardante 86 casi di bambini sequestrati dalla giunta e poi scomparsi. E attualmente il numero di quei casi è arrivato a 114, a cui si devono aggiungere anche i bambini che sono nati in carcere da madri sequestrate in stato interessante. In sostanza, quindi, qual è l'obiettivo della repressione? I nemici del regime, e questo significa tutti coloro che non sono d'accordo, e cioè che non condividono questi obiettivi. E il Papa che cosa ha detto di fronte a questa lista e che cosa ha fatto? Il Papa se la fece dare e la esaminò con molta preoccupazione. E mi disse che non sapeva dell'esistenza di questo dossier. E rimase molto impressionato quando, sfogliando il dossier, vide le foto dei bambini. I vescovi argentini non gli avevano mai detto niente al Santo Padre di tutti questi bambini e di tutta questa gente sparita? Beh, io credo di sì, che i vescovi argentini si siano mossi attraverso diversi canali per trovare una soluzione a questo problema. E mi risulta che il nunzio, sia Pio Laghi che Monsignor Calabrese, siano intervenuti nella questione, disgraziatamente senza risultati. E poi, naturalmente, attraverso la conferenza episcopale, dei documenti sono stati pubblicati dalla Chiesa argentina. Ma queste iniziative, finora, non hanno mai ottenuto una risposta soddisfacente da parte del governo. Quante persone sono scomparse e di quante non si sa più niente? Non abbiamo una cifra esatta, perché della gente che è stata incarcerata non esiste una lista. Il governo non ha fornito una lista con delle cifre esatte. E d'altra parte, per quanto riguarda il caso dei desaparecidos, le cifre variano molto. Ad esempio, l'Assemblea Permanente per i Diritti Umani ha calcolato che saranno all'incirca 8.000 le persone scomparse. Amnesty International fornisce dati del tutto diversi. Amnesty International ha pubblicato delle liste in cui ne figurano 15.000. E facendo il calcolo tra le persone morte, i desaparecidos e i prigionieri, si arriva all'incirca a 30.000 persone. E di quelle di cui non si sa più niente, quante sono? Quelle che ormai non hanno dato più notizie? Vede, questo è molto difficile dirlo con esattezza. Per esempio, oggi, prima di venire qui per fare questa intervista con lei, mi è venuta a trovare a casa una signora che soltanto adesso ha trovato il coraggio di venire a denunziare la scomparsa di uno dei suoi figli, avvenuta addirittura nel 77. Che cosa la trattenne? Non lo fece prima per paura. Non lo fece per non mettere in pericolo gli altri suoi figli e per le chiare minacce che le fecero. In ogni caso, io ho pregato questa signora di ritornare domani e di portarmi tutta la documentazione che può raccogliere su suo figlio. Però se si pensa che il figlio di questa donna è scomparso nel 77, che adesso siamo nell'82, e lei è venuta solo ora, oggi, dopo tutti questi anni, a fare la denuncia, si ha un quadro esatto della gravità di questo problema. Quanti saranno i casi che non conosciamo? Prenda quello che le ho citato sui bambini, cioè che noi abbiamo consegnato al Papa, quel dossier sui 86 casi che adesso sono diventati 114, solo perché la gente ha meno paura e si decide finalmente a fare di qualunque caso la denuncia. Io mi chiedo che succederà in futuro, quando spero vivremo in un regime di libertà e molta gente che in questo momento ha paura si deciderà a parlare.
Signorina, lei come si chiama? Laura Graciligliano. E chi è scomparso della sua famiglia? Il mio fratello. Quanti anni ha? 24. E quando è scomparso quanti ne aveva? Ha 30. Ne avrebbe 30 adesso. E quando è scomparso ne 24. Aveva 24. E come si chiama? Luigi Sirigliano. E cosa faceva? Commerciante. E aveva qualche idea politica? Era peronista. Peronista è un termine che contempla tante cose, peronista di sinistra, peronista di destra. Lui che cos'era? Ma io so che era peronista, ma... Soltanto questo. Lei è di origini italiane? Sì. Chi è? Suo padre che è italiano? Mio nonno e mia nonna. E sua nonna. E quando l'hanno preso suo fratello? Il 1976. Lei si ricorda quella giornata, quello che è accaduto? Il 20 d'agosto. Ma cos'è accaduto? Com'è successo? Il 20 d'agosto, alla ora approssimata 23, hanno llegato alla casa di él. Di lui, 15 persone approssimatamente. E come la casa consta di due pianti, la prima... Di due appartamenti? Ecco, la prima occupata per il suocero di mio fratello. Per il suocero, dal suocero? Sì. Perché è sposato suo fratello? Sì. Ha dei bambini? Due. E allora cosa hanno fatto? Dei bambini? No, questi che sono arrivati erano dei poliziotti, erano dei militari. Okay. Chi erano? Ellos si identificarono come forza di sicurezza. Forza di sicurezza. E cosa? L'hanno preso e l'hanno portato via? Ecco. E da allora non si è più saputo niente? Niente. E le autorità che cosa vi hanno detto quando ci andavate? Tutti i ricorsi che abbiamo fatto furono... Fatto? Fatto negativo. Questa è la fotografia di lui. Chi erano gli uomini che comandavano la repressione? Questo è piuttosto difficile da stabilire, ma possiamo far riferimento alla dichiarazione rilasciata da un generale argentino. Il generale Santiago Mar Riveros, l'attuale ambasciatore presso la Repubblica Orientale dell'Uruguay, che nel mese di gennaio dell'anno 1980, durante la conferenza interamericana di difesa a Washington, disse... che tutto era stato fatto solo in base a degli ordini scritti e che tutto quello che era successo era avvenuto senza l'intervento di gruppi parlamentari o di organismi polizieschi. E sottolineò che tutto venne fatto con ordini scritti e che la guerra venne diretta solo dai generali, dai brigadieres e dagli ammiragli. Sono dichiarazioni fatte da un generale che indicano molto chiaramente chi sono i veri responsabili. In questo caso, la giunta militare, cioè il generale Videla, del quale praticamente non si parla più, come se non fosse mai esistito. E Masera, e Grasigna, e in pratica tutta la classe dirigente di oggi. Io sono dell'idea che se realmente non hanno responsabilità in questi fatti, la prima cosa che dovrebbero fare le forze armate, nel loro stesso interesse, è dimostrare la completa estraneità delle forze armate e chiarire tutta questa faccenda. Vuole raccontare la sua storia? Che cosa le è accaduto? Io ero andato a ritirare il mio passaporto al dipartimento di polizia e quando entrai mi arrestarono. Mia moglie dovette darsi da fare e insistere a lungo perché le autorità riconoscessero il mio arresto. E grazie a Dio quando successero in compagnia di un amico che uscì andò a raccontare quello che aveva visto. E malgrado questo, durante tutta la giornata, le autorità continuarono a negare che io ero stato arrestato. Solo quando furono messi di fronte all'evidenza, si decisero ad ammettere dove mi trovavo.
Nei 32 giorni successivi al mio arresto fui rinchiuso nella superintendenza della sicurezza federale e in una casa in via Moreno, al terzo piano. E questo edificio faceva parte di uno dei tanti centri di tortura. E durante la mia permanenza in quella casa non vedi nessuno, tranne qualche detenuto in transito. Cioè gente rinchiusa lì e che veniva trasferita da qualche altra parte o che riusciva a tornare in libertà. Durante quei 32 giorni rimasi rinchiuso in un cunicolo, una cella grande più o meno come questa scrivania. Dopo, da lì, fui trasferito alla prigione dell'Unità 9 della Plata, dove rimasi per 14 mesi. E solo allora fui torturato, non prima. Fino a quel momento il trattamento era stato, diciamo, severo, però non mi avevano mai picchiato. Nell'Unità 9 della Plata, sì. E dovetti restare lì finché un bel giorno non mi lasciarono in libertà. Solo un giorno prima, in libertà vigilata, solo un giorno prima delle finali del campionato mondiale di calcio. E dopo che fui rilasciato, rimasi per 14 mesi in libertà vigilata. Il che significa che dovevo restare in una zona ristretta nelle vicinanze della mia casa e che dovevo fare un numero di spostamenti limitato e con il controllo permanente della polizia.